Salve, sono la professoressa Persia Manuela e mi occupo del corso di legislazione della sicurezza nei cantieri, di cui in questo, diciamo, video fatto insieme ai ragazzi durante un corso ormai online, quindi in FAD, vediamo alcune cose che insieme a loro effettuiamo. In questa parte in particolare, insieme ai ragazzi, andiamo a vedere, a studiare quello che sarà la loro esercitazione, anche in questa occasione a distanza, e in cui appunto andranno a elaborare un cosiddetto layout di cantiere, in cui appunto vanno a capire e a gestire un po' il cantiere e soprattutto a capire che cosa significa andare a organizzare un cantiere in sicurezza. Quindi il corso fa vedere appunto quali sono i ruoli della sicurezza nei cantieri, in particolare nei cantieri di restauro. E quindi si mette un po' in evidenza questa parte dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, perché poi questi ragazzi, quando finiranno l'università, saranno a tutti gli effetti dei lavoratori che entreranno appunto nell'ambito del lavoro e quindi devono capire anche che cosa significa andare a rapportarsi con quelli che sono le attrezzature, gli impianti e i luoghi di lavoro e quindi tutto quello che è legato al discorso della sicurezza. Quindi in questo, diciamo, video andiamo appunto a evidenziare insieme ai ragazzi, andiamo a studiare insieme ai ragazzi quello che sarà la loro, diciamo, esercitazione, tra virgolette, che è appunto un progetto di un cantiere dal punto di vista della sicurezza. Perfetto, questo qui è il lavoro di una vostra collega che ha fatto, diciamo, questo lavoro sul Duomo, quindi è un lavoro che ha fatto. Aspetta che vi sto anche aprendo altre informazioni così lo riuscite a vedere meglio. Ok, e vi faccio vedere. Ok, intanto ovviamente vediamo questo. Allora, ve lo allargo così riuscite a vedere anche meglio. Allora, in questo caso quello che è stato fatto è, diciamo, un'organizzazione del cantiere. Ha scelto, allora, ovviamente la scelta del cantiere abbiamo detto che è abbastanza libera, quindi poi se avete difficoltà nella gestione o nel conoscere un cantiere, lo possiamo anche vedere insieme. In questo caso, che cosa ha predisposto la vostra collega? Ha fatto, diciamo, uno studio dell'organizzazione, quindi la planimetria, diciamo, del cantiere. Perché vedete due gru in questo caso? Perché, diciamo, il cantiere era abbastanza grande, quindi invece di mettere un'unica gru che comunque avrebbe avuto un braccio abbastanza importante, perché considerate che stiamo parlando di 50-60 metri di braccio per poter coprire tutto il cantiere, ha deciso, diciamo, di lavorare su due, chiamiamoli due lotti, quindi mettendo due gru, ma questo, ripeto, semplicemente perché comunque il cantiere è abbastanza grande. Che cosa vedete in questo layout? Vedete appunto la gru. Poi ci sono tutta l'organizzazione del cantiere, quindi in particolare per esempio il box di ufficio, il box mense e spogliatoi. Poi vediamo la slide successiva, l'immagine successiva che vi dà proprio la leggenda di tutto quello che è stato inserito all'interno del cantiere. Ovviamente, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, questo studio, cioè di quello che bisogna mettere all'interno del cantiere, quindi nella logistica del cantiere, ovviamente è una cosa che viene fatta, ovviamente è uno studio che viene fatto in fase di, diciamo, prima che inizia il cantiere, quindi in fase progettuale. Allora, vediamo un attimino, vi faccio vedere l'altra immagine. Vedete? Sì. Ok.
Allora, vedete, in questo caso è andata a studiare la parte del, diciamo, di organizzazione del cantiere, della logistica del cantiere in questo lotto del fabbricato. Che cosa viene messo in evidenza in questa parte? Allora, guardate, queste sono tutta la leggenda dei percorsi e degli accessi. Poi oggi vediamo proprio nello specifico tutto il discorso.